In occasione della giornata della festa della mamma, ecco, molte persone, anche diversi rappresentanti della nostra diocesi, hanno partecipato a Roma alla marcia in difesa della famiglia, in difesa della vita. Ciò che è strano, e questo mi permetto di dirlo come cittadino, è che sulla stampa queste manifestazioni vengono snobbate, ignorate o al limite presentate come manifestazioni di piccole, esigue minoranze. Scusatemi se sono ripetitivo, dov'è la verità e che cos'è allora la libertà? Solo la difesa di diritti soggettivi? Solo la difesa di opinioni dominanti? In questo caso c'è anche il non rispetto della democrazia. Ecco perché cerchiamo di essere rispettosi gli uni verso gli altri e di permettere agli uni e agli altri parimenti di esprimere le proprie opinioni, senza sminuire l'avversario, ma nel rispetto, ed un rispetto reciproco, perché riguarda proprio la dignità della persona umana. Inutile dire che come vescovo io condivido pienamente quanto nella marcia per la vita, nella marcia per la difesa della famiglia, i sostenitori dicono e continuano anche a trasmettere con apposita testimonianza, documentazione giuridica e quant'altro anche ai nostri uomini politici. Auguriamoci che non si intraprenda la china che, partendo dalla trasformazione del vocabolario, finisce poi per la strumentalizzazione della dignità della persona umana. Buona giornata a tutti.